Sì, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video un po' particolare perché vi parlo di un vlog dove io e un mio amico siamo andati a vedere una delle fiere più importanti per quanto riguarda l'antiquariato, il modernariato, l'arte in generale e comunque il design. È una fiera che si tiene a Parma e niente, spero che le clip che vi faccio vedere in seguito vi piacciono. Adesso sto parlando di seguito al viaggio che ho fatto, viaggio piccolino di un giorno. E niente, se vedete delle piccole ispezioni, è fatto tutto in piccole ispezioni, è perché c'era molta gente e per privacy cercavo di non prendere la gente, quindi sono tutte piccole ispezioni di parti che mi sono molto piaciute della fiera. Ringrazio comunque tutti gli espositori che stanno facendo dei video, quindi non so quanto sia venuto bene. Oh, quanto posso essere originale, perché pensavo di aver avuto un'idea abbastanza originale, ma ho visto che molte altre persone l'hanno avuta, quindi niente, spero comunque che vi piaccia, che possiate apprezzarlo. Non so se questo corrisponde ai gusti di tutti, ma spero comunque che vi piaccia. Quindi niente, buona visione, ciao! Thank you.
E siamo praticamente arrivati alla conclusione di questo video. Volevo farvi vedere il mio nuovo sfondo. E niente, parlando un po' in generale di questo mercante in fiera, posso dire che col Covid se la sono cavata benissimo nel fare questa. Tutte le norme Covid sono state rispettate. Viviamo il periodo tra 3 all'11. A differenza degli anni scorsi, ci sono solo 5 giorni. Gli anni scorsi erano 2 settimane. Io sono andata il 4, in cui ci sono da visitare tutte queste cose. Non so se riesco a farvele vedere bene, spero di sì. Rispetto agli anni scorsi non si è sentito troppo questo Covid, si è mantenuto comunque il distanziamento sociale, c'era meno gente, anche c'erano meno espositori, perché alla fine ce n'erano 750, gli anni scorsi ce ne sono di solito 950. Quindi 250 in meno quest'anno, però considerando che alcuni espositori vengono anche da varie parti d'Europa, è un buonissimo risultato. E niente, per questa prima parte, la diciamo cosiddetta mattina di questo vlog è finita. Vi aspetto con la seconda parte, in cui vedremo gli ultimi padiglioni e poi facciamo un recap generale di tutta la giornata. Ci vediamo al prossimo video. Non mancate. Ciao!